quelli come me, il male è un destino. Ancora adesso nessuno conosce gli abissi del mio animo nero come Catran, della mia crudeltà, del dolore che ho causato agli altri, innominabile come i miei crimini. Ma non ero solo un assassino e un fuorilegge, altrimenti prima o poi quel branco randagio di sbandati che mi obbedivano solo per timore mi avrebbe divorato. Li tenevo in pugno tutti, li terrorizzavo solo con il lampo dei miei occhi. Quando quel miserevole vigliacco di Don Rodrigo venne da me con la coda fra le gambe a chiedermi di rapire Lucia, la resa dei conti con me stesso era vicina. Ero solo, trascinato di fronte al tribunale della mia coscienza, invisibile a tutti, tranne che a me. E dopo ho cambiato la mia vita. Ora so che Dio abita anche negli abissi più bui della nostra anima, e attendo il giorno in cui lo incontrerò.